Teledurruti, Fulvio Abate. Leggo che Alessandra Mussolini sarà capolista di Forza Italia a Roma. Adesso il mio antifascismo è intatto. In questo senso mostro il fazzoletto dei partigiani di giustizia e libertà. Vedi? Ciò nonostante, io ho molte persone, anche amici, che mi seguono, fascisti, intelligenti. E allora mi domando, nonostante abbia il fazzoletto dei partigiani di giustizia e libertà, ho anche questo in casa, il balcone, e quindi il discorso lo faccio attraverso il balcone di Palazzo Venezia. E allora chiedo a questi amici, diciamo fascisti, colti, preparati, intelligenti, ma non è un problema di antifascismo, ma un problema di spessore culturale. Non vi dà qualche problema ascoltare Alessandra Mussolini? No, giusto per capire, ve lo dico dal balcone, guarda, vedi, proprio lui, il balcone di. Cari amici fascisti, ma non vi imbarazza? Non avete la sensazione di uno scarso, diciamo, spessore politico e culturale? Poi non ne parliamo. Questo semplicemente. Questo, ok? Lasciamo solo il balcone. Dai, com'è così? Ecco, Fulvio Abate, Teledoruti, aspetto una risposta.